E se si vota domani, chi votiamo? D'accordo? Chiaro. È evidente che noi come livello nazionale stiamo continuando a pressare sui responsabili dei partiti perché cerchino di cambiare alcune linee, alcune cose, eccetera, dicendo chiaro e tondo: guardate che il nostro popolo si sente orfano di rappresentanza. Nel nostro popolo non esiste, non abbiamo un punto di riferimento certo, sicuro. Abbiamo delle singole persone, praticamente in tutti i partiti, compreso il Movimento 5 Stelle. Nel Movimento 5 Stelle ci sono delle persone che sono assolutamente sulle nostre posizioni, ma hanno il terrore di emergere, perché è chiaro che la linea del partito è tutta un'altra, e altrimenti il partito ti dà una mazzata, non ti ricandida più, eccetera, eccetera. Giovani, tante persone, ma giovani non conta niente, uomini o donne no, non conta. Abbiamo intorno tante persone nei comitati locali, nel comitato nazionale, in tante, che sono bravissime persone, che se avviamo la forza e la fortuna e si sentono la voglia, la missione di partecipare direttamente a un partito, direttamente alla politica attiva, e che noi possiamo sostenere, ma fuori discussione che li sosterremo. Ma naturalmente con la possibilità che, se mai e quando mai saranno le elezioni politiche, di poter anche candidare fisicamente delle persone, Giuseppe Bianchi, Mario Rossi, Antonio Verdi, che possano entrare all'interno di questi partiti portando i nostri valori.